Ciao a tutti, pubblico del Piccole Magazine. Oggi siamo qua con una persona super speciale che noi conosciamo da tanto tempo e che ci fa molto piacere avere qua con noi per questa intervista oggi. Lady G, ciao Lady G, come stai? Bene, buongiorno a tutti, buongiorno al pubblico del Piccole Magazine. Ciao a tutti. Bene, grazie. Contentissimi di averti qua oggi per questa intervista. Oggi parliamo di una tematica particolare. Da un certo punto di vista, perché parliamo di musica, musica. Certo. Sappiamo che sei una fantastica cantante, una fantastica violinista. Come ti sei appassionata al mondo della musica? Ma fondamentalmente perché provengo da. Allora, mio padre è un cantante lirico, quindi le orme si iniziano, diciamo, le orme già da piccoli, perché c'è questa, diciamo, c'è un po' l'impronta a seguire un pochino quello che, soprattutto, diciamo, una volta era più forte questa cosa, non una volta tanto tempo fa, ma un po' di anni fa, sì. E quindi ho iniziato, siccome come strumento, io ho fatto anche pianoforte, perché si fa anche pianoforte complementare, come strumento principale ho fatto violino e ho iniziato a 8-9 anni. Poi ho fatto il conservatorio, mi sono diplomata, che sono 10 anni poi e più, perché poi ci sono tutti i corsi, perfezionamento, eccetera, eccetera. Sì. Anche. Solo che dopo il classico, ho fatto un po' di attività con orchestre, da solista, mi sono appassionata alla musica jazz, prima pop e dopo jazz, perché poi sono cose che vengono, diciamo, naturali, no? Seguire il proprio indirizzo, anche dal punto di vista canoro musicale. Ottimo, poi due generi che sono molto familiari per me perché sono anche tra i miei preferiti, li adoro con tutta me stessa. E invece per quanto riguarda il canto, hai iniziato da subito quando hai iniziato a studiare il violino o è arrivato? Sì, allora il canto lirico l'ho iniziato poco dopo il diploma, più o meno quando, un po' prima, quando stavo finendo il diploma. Chiaramente mio padre era un tenore, anche famoso, tra l'altro ha cantato anche con la Ricciarelli e altri personaggi. Sì, diciamo che l'ho iniziato, il percorso è stato del classico, prima anche nel canto. Poi ho studiato canto moderno. E poi jazz, perché il canto jazz comunque richiede una preparazione che non è proprio. Allora, ci sono i musicisti, o soprattutto i cantanti, ma è difficile l'istinto. Cioè, c'era un detto che diceva mio insegnante di violino: il talento è come un abito bianco, è bello, ma si sta poco a sporcarlo. Quindi sì, va bene il talento, però bisogna anche studiare. Quando si va su brani un po' complessi che piacciono ai radicali. Ovviamente se si fa il soft jazz, le canzoni un po' quelle melodiche, senza andare a incasinarsi in interpretazioni, improvvisazioni, quello è diverso. Comunque la vocalità, quando si studia è importante. Adesso, di quello che succede adesso, lo studio, secondo me, non vorrei dire adesso me lo diranno tutti, non tutti i cantanti, però diciamo che è un po' meno necessario rispetto a una volta, soprattutto per alcune categorie, non tutte, alcune categorie musicali. Ok. E per curiosità, perché secondo me è una cosa che vuole sapere anche il nostro pubblico, da musicista, da cantante, c'è una canzone che è il tuo cavallo di battaglia che ti fa sentire proprio bene quando la senti, Sì, quando la suoni? fondamentalmente, allora, è una canzone che canto, delle volte dal vivo faccio anche all'interno dei riff, di assoli di violino, ed è Summertime, che è praticamente un'aria che è presa, è un'aria ma che è stata, diciamo, trasformata in una canzone jazz. È un'aria dall'opera Porgy and Bess di Gershwin, quindi sarebbe
un'aria da un'opera classica, anche se Gershwin già comincia a essere un autore, non già comincia a essere, non dico moderno, ma quasi. Ed è Summertime, sì, quella canzone lì, anche se sto 10 anni senza cantare, proprio ce l'ho, mi viene sempre. Sì, proprio quella lì è una canzone che amo, anche perché mi sento, diciamo, i cantanti la chiamano la comfort zone, no? Diciamola, ecco, no? E poi probabilmente appunto è una comfort zone, e poi piace, deve piacere anche la melodia, perché la melodia non piace. Ce ne sono anche altre di canzoni più semplici, non so, con meno intervalli, però quella lì per me, diciamo, diciamo che il mio cavallo di battaglia, come si usa dire tra i musicisti e soprattutto tra i cantanti. Bene, ottimo, sì, è veramente bella, Sì, concordo con te su tutto quello che hai appena detto, poi parole bellissime per descriverla, stupendo. E sempre a livello di quello che senti quando ti esibisci, comunque anche quando canti, magari anche in casa tua, ci sono dei momenti in cui ti diverti a canticchiare qualcosa, a cantare, effettivamente suonare qualcosa, cosa senti quando fai musica effettivamente? allora, fondamentalmente in quel momento lì il cervello è completamente, la testa è un'attività in cui, non, cioè, quando fai qualcosa che ti piace, non qualcosa di commerciale che magari lo devi fare per una serata particolare e che ti è imposto, ma quando fai quello che ti piace sei completamente assorto, soprattutto ancora di più. Nel suonare, anche nel suonare, perché poi nel suonare c'è un problema col violino tecnico che non è indifferente, di attenzione, ma nel cantare è proprio il canto, è come diciamo, il violino è come una specie di continuazione, il canto è proprio una cosa che viene da dentro proprio. Quando uno trova la sua vocalità, trova il suo genere, trova praticamente. Quando piace, poi il repertorio deve piacere. Delle volte magari puoi fare dei brani che non sono proprio il tuo, però la tecnica ti permette anche di costruire dei brani che magari non sono proprio del tuo genere. Ovvio che non si può fare un salto, cioè se a me facessero cantare il rap, farei ridere, ecco, per dire. Cantare, diciamo, parlare, non lo so. Dei salti di genere molto lunghi e fatica a fare. No, beh, sì, no, uno mi tiro indietro perché farei ridere. Bellissima questa cosa. È bello anche pensare come la musica possa poi, pensiero che comunque si applica, pensiero mio che vedo molto applicato anche nel mondo della musica, anche a livello amatoriale. Ragazzi che fanno concerti live dove ci sono 30-40 persone, però si è sempre tutti legati, si è sempre tutti in armonia quando c'è musica. Comunque si sente sempre Certo. il clima di proprio di equilibrio, di armonia tra tutte le persone, anche tra chi non si conosce. Ed è per Certo. questo che secondo me la musica è una delle arti più forti che esista per legare Certo. le persone. E invece, se tu dovessi mandare un messaggio ad artisti amatoriali o anche comunque a persone che vogliono fare una carriera musicistica, cosa gli diresti? Ma anche qua mi odieranno tutti, anche in questo, mi odieranno su tutto. Allora, il mio pensiero è che, dico la verità, adesso c'è un po' di appiattimento musicale. So che mi odieranno, ma io sono abbastanza È giusto che ognuno abbia sincera. la propria opinione, è giusto, è Ecco, giusto. io. Anche magari delle volte mi capita, non è che lo seguo, di fare zapping su X Factor, ed effettivamente tendono tutti a seguire questa orma, diciamo, di modo di cantare, vocale, in cui fondamentalmente non è che c'è una vocalità, è un po' un parlato, un po' un cantato molto, molto, diciamo, stilizzato, ma quel. Diciamo che sarebbe, se ci fosse
Purtroppo il mondo discografico, il mondo musicale, io l'ho conosciuto bene anche a livello, diciamo, di personaggi, anche, diciamo, famosi, non personaggi produttori. Il problema è che queste persone purtroppo non sempre vedono la qualità, vedono quello che può essere venduto sul mercato. Il mio consiglio sarebbe il contrario, cioè sarebbe se io canto soft jazz oppure canto un, che ne so, un pop melodico, qualsiasi cosa, cioè di seguire questo, di non andare a copiare quello che c'è per cercare di entrare per forza in quel mondo. So che va contro le righe questo, diciamo contro i, diciamo i canoni che ci sono adesso, però secondo me bisognerebbe iniziare, e purtroppo questo si va a epoche, purtroppo si va a epoche, quindi è difficile che succeda, sarà molto difficile che succeda, perché adesso c'è questa epoca di questo cantare un po' così stilizzato, in cui non serve una, cioè non serve una tecnica fondamentale e neanche una grande voce. Poi ci sono le cantanti, che abbiamo tipo Elisa o altre cantanti, che effettivamente lì c'è anche la voce, eccetera, eccetera. Tra l'altro Elisa è fulana, proprio un po' di qua. Ma anche altre cantanti che adesso in mente ci sono appunto anche cantanti che effettivamente usano la vocalità, non è che sono tutti uguali. Però io direi questo, cioè di seguire la propria linea. Purtroppo non è facile perché tutti hanno paura di non entrare nel mercato musicale, quindi cerco di assomigliare a quello perché adesso va questo genere, quindi faccio canto come quello, e così magari ho più probabilità. Ecco, questa cosa a me, cioè io non l'ho mai apprezzata. Io ho sempre cantato all'inizio, quando si inizia a cantare, allora si copia per imparare. Cioè io copiavo Mina, per dire, no? Agli inizi. Mina ha una grandissima tecnica, per dire. C'erano anche altre cantanti, eh? Mi viene in mente quella perché io copiavo Mina, che ne so, anche la famosa, adesso mi viene il nome, ma c'erano tante cantanti, anche Patti Pravo. Io copiavo, ma perché copiavo? Per imparare. Una volta che poi si è liberi dal fatto dell'imparare, dopo, col tempo, piano piano si trova la propria strada. E nel mio caso è stata la vocalità jazz. E chiaramente io ho cantato sia il tipo di jazz, quello radicale, quindi quello che piace proprio, quindi con improvvisazioni, canzoni, fondamentalmente brani che non conosce nessuno, e anche molto belli, tra l'altro, i brani appunto dell'epoca della Fitzgerald, Ella Fitzgerald, poi la. So, ecco, quell'epoca lì, Billie Holiday, e sono brani che vengono fatti sia strumentali che cantati. Poi io, chiaramente, il jazz può essere anche, può diventare anche soft jazz, che allora abbraccia un pubblico più vasto, ovviamente, no? E quello, diciamo, io ho fatto un brano con un video dove appunto ho fatto una versione di Summertime, che è soft jazz, non è una cosa incomprensibile, ma diciamo può arrivare a tutti, ecco. Poi chiaramente oggi c'è questo un po', piuttosto, come ho detto prima, appiattimento musicale in cui un po' sono più uguali un pochino. Non lo so, perché magari secondo me non lo sarebbero di loro tutti questi ragazzi. Purtroppo la voglia di entrare nel mercato è quello è un. Quello purtroppo è difficile, è uno step difficile, perché se, uno dice, se sono troppo diverso o diversa, Non non vengo accettata o accettato. Questo è così. Magari ti dicono brava, sei brava, hai una voce, però non vieni accettato, diciamo, nel panorama. E poi c'è molto da dire che gli impresari, i produttori, prendono anche quello che vedono al momento, sul momento, se lo possono vendere,
non lo possono vendere. Comunque, diciamo che questo è io opterei per un cambiamento che porti le persone, i musicisti, quelli veramente, diciamo, non che lo fanno perché sono stati venduti, o cioè prodotti per, ecco, come diciamo, impacchettati e prodotti e diciamo, dati al pubblico, venduti al pubblico. Cioè di tornare a cantare come uno si sente, cioè con la sua, come erano i musicisti di una volta, cioè le grandi band, cioè ognuno aveva la sua personalità. E soprattutto nelle band non c'era solo un frontman, ma tutti quanti erano importanti. Prendiamo i Queen, cioè per esempio, cito un gruppo, vabbè, mondiale, famosissimo, ormai rimarrà sempre, sempre. Lì tutti erano, c'era il frontman, ma tutti quanti i musicisti erano tutti musicisti e facevano loro, quindi non erano solo di accompagnamento. E Avevano questo proprio. dovrebbe essere, certo, nelle band, per i solisti, quello che dicevo prima, seguire quello che uno, la propria vocalità porta, però questo viene con una certa cultura musicale. È vero, sì. Dopo conoscere Se... i concetti, si conosce anche quello che si vuole fare. Esatto. Esatto. Se non c'è una cultura musicale in cui uno è passato anche dal classico, perché il classico comunque serve, è la Passa. base, ecco, dal classico e dal pop, e ha diciamo fatto ha passato un ventaglio di generi, è difficile che poi trovi il suo particolare, a meno che uno proprio non nasce con quella cosa lì, dice io sono questo, e Mi piace. esatto, infatti. Nel mio caso invece è stato un passaggio tramite vari generi per arrivare a effettivamente dire questo è quello che mi sento mio come genere. Bellissimo, bellissimo. Io ti ringrazio veramente un Gra sacco grazie a te. per l'intervista. Spero che ce ne saranno delle altre, spero che accetterai di esserci per altri Figurati, ci appuntamenti. mancherebbe. E chiaramente ringraziamo anche il pubblico del Piccole Magazine tantissimo per Grazie. ascoltarci sempre, per guardare sempre tutte le interviste. Non perdetevi le prossime, seguiteci sempre sui nostri social media e noi vi mandiamo un grande bacio, ragazzi. Alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci a tutti. Grazie.